per prima cosa ci terrei, anche perché appena sono entrato ho visto queste bandiere schierarsi con la bandiera della Palestina, che oggi è la bandiera della Palestina, la bandiera non soltanto della Palestina ma della libertà. E vorrei chiedervi di fare un applauso a tutte le persone che stanno resistendo a Gaza, a cominciare da quelle decine di giornalisti che rischiano la vita in questo momento, che sono stati trucidati quasi 60, per fornirci delle notizie, delle informazioni, delle immagini che il sistema mediatico italiano evita di mostrare, altrimenti il giochetto che hanno provato a portare avanti uscendoci con l'Afghanistan, con l'Iraq, con la Libia e anche con l'Ucraina crollerebbe in un istante. Ci sono dei siti, delle pagine Instagram, Iron Palestine e tante altre, che mostrano la realtà a Gaza e mostrano quanto il terrorismo di Stato che sta commettendo oggi Israele sia evidente, e quindi io, senza se e senza ma, sto dalla parte del popolo palestinese. Senza se e senza ma. Ora,